Oggi c'è, diciamo, l'assemblea sulla costituente comunista, non so se faccio bene a chiamarla assemblea o comunque l'iniziativa della costituente comunista, dove si pone come obiettivo la questione della riunificazione di tutti i partiti comunisti che da tempo sono divisi, insomma, vedi lo scioglimento del PC. Vedi, posso fare una battuta polemica, sì, all'inizio? Sì. La faccio perché tra compagni penso che sia, sì, doveroso farlo. Sono entrato nel 1900, sono entrato nel PC il giorno dopo la Bolognina per dare vita a Rifondazione Comunista perché sapevo che sarebbe stato quello l'esito e da allora milito dentro Rifondazione Comunista. Pensavo che quello fosse il contenitore per la unificazione dei comunisti. Le cose purtroppo non sono andate così, ricominciamo, noi ci siamo, ma le cose sono più complesse di come credevo. Quanti anni c'hai? Ce n'ho 55. 55, non sei mai stato nel PC? Vengo dalla sinistra extra, dalla sinistra rivoluzionaria. Vieni dall'Isola della Lotta, che non so, servire al popolo. Sono stato iscritto a 15 anni ad Avanguardia Operaia, poi ho seguito il percorso di Democrazia Proletaria e poi ho lavorato dentro i centri sociali romani. Poi, okay, giorno dopo la Bolognina, sono entrato nel PC per difendere il Partito Comunista perché lo consideravo un patrimonio storico di tutto il movimento operaio italiano, anche se non ne condividevo le posizioni. E per difenderlo ho dato vita al Partito della Rifondazione Comunista, da cui non sono mai uscito, anche quando mi sono trovato in minoranza. Lo dico senza volontà polemica, lo dico per dire, semplicemente, perché questo che è la costruzione dell'unità dei comunisti, che io pensavo fosse più semplice, oggi mi rendo atto è un processo più complesso. E allora io ci sono e penso che debba essere praticato, ma credo che dobbiamo praticarlo a partire da un comune lavoro insieme, definendo insieme le priorità. E noi vi proponiamo, la proponiamo a tutti i comunisti questa priorità, la ricostruzione di una sinistra alternativa, antiliberista in questo paese di massa, dentro la quale i comunisti svolgano un ruolo di direzione insieme. Se lo facciamo insieme questo lavoro costruiremo una grande sinistra che i comunisti guidano. Questo è il ruolo secondo me e su questo noi ci possiamo unificare perché abbiamo un lavoro comune da fare. C'è un problema, una questione elettorale. I comunisti... che non è secondario e se i comunisti, vista la situazione, queste condizioni, pensano tutto questo che si deve ridurre nell'area parlamentare o pensano, voi dire, a un conflitto sociale, cioè, i comunisti... polemica per polemica. I comunisti operano per la trasformazione sociale in senso rivoluzionario, traduci, di cui il passaggio della rappresentanza istituzionale parlamentare è un passaggio importante, non pregiudiziale, non sempre determinante. Noi personalmente riteniamo che in questa fase sia importante rappresentare in questo paese tutta la sinistra nelle istituzioni e non solo i comunisti. Quindi abbiamo come partito della Rifondazione Comunista fatto una scelta che è quella di cedere all'interno di un quadro di alternatività alle politiche di rigore e al centro-sinistra, lo preciso, all'interno di questo paletto indiscutibile, abbiamo fatto la scelta anche di metterci, di cedere anche sovranità sul tema elettorale. Non lo riteniamo l'aspetto prioritario della ragion d'essere di un partito comunista, il quale prima di tutto organizza la classe, i conflitti, ne produce la direzione politica, ma non necessariamente considera elemento prioritario la sua rappresentanza nelle istituzioni borghesi. Però una storia, diciamo, dei cosiddetti comunisti, io dico cosiddetti in che senso? Di cosiddetti, diciamo, comunisti in generale, ma non nel senso maligno, nel senso di che in Italia c'è tutta una delle serie di realtà comuniste, dall'ex parlamentare, sì, dal Partito Comunista. Ci sono state tante esperienze. Esperienze. Quella del Partito Oggi, Comunista è stata quella più diciamo rilevante. L'istituzione, vista l'ultimo Italicum, beh, diventa molto 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 complicato. La strada diventa anche meno importante. Diventa meno importante. Come si colloca, secondo te? Lasciamo poi perché ogni poi comunista c'ha. E pubblichi tutto, sì, io sto a parlare serenamente. Sì. Secondo te? No, secondo te perché. Siamo tutti sereni, però secondo te perché tra 3 secondi posso fare un'intervista a un altro compagno, un altro comunista. Come me, come te, niente lì, e potrebbe dire tranquillamente cose molto diverse. Assolutamente. Cioè, c'è importanza, non è più importante entrare, considerate più il conflitto sociale, poi traduciamo bene che vuol dire sta parola.
in alternativa anche alla concertazione sindacale di CGIL, CISL e UIL. Assolutamente, siamo assolutamente d'accordo. Concertazione sindacale, cioè vedi Job Act, noi siamo, vedi tante cose. Siamo qui impegnati a combattere la concertazione sindacale quando c'era, e oggi non c'è neanche più la concertazione, esatto, sindacale, perché esatto, si sta eliminando anche quella, si è andati anche oltre. Già la concertazione è stata la chiave di ogni sconfitta. Oggi non c'è neanche la concertazione. Rispetto alla priorità del conflitto sociale, rispetto al tema della presenza istituzionale, ne siamo così convinti della priorità del conflitto sociale, dell'organizzazione diretta della classe, che pensiamo che quello sia un terreno su cui i comunisti possono anche cedere una quota della loro sovranità a uno schieramento più ampio, proprio perché non lo consideriamo più, a differenza che in altri tempi, il momento prioritario della trasformazione sociale. Le istituzioni non sono più quelle nate dalla resistenza, sono un'altra cosa, sono un luogo concepito appositamente per portare l'attacco alla classe, per eliminare la democrazia in questo paese e per garantire il comando centrale del potere unico della finanza europea. Queste sono le istituzioni così come si sono prodotte nel corso degli ultimi 20 anni. In ragione di ciò noi pensiamo che siano un terreno di battaglia politica comunque, e nella quale i comunisti ci devono stare, ma riteniamo che sia opportuno che ci stiano all'interno di un fronte, di uno schieramento, di una soggettività più ampia, nella quale siano presenti tutti coloro che sono effettivamente contrari e conseguentemente contrari alle politiche del neoliberismo. Quindi per noi il ruolo della forza, la necessità indiscutibile di una organizzazione autonoma dei comunisti sta proprio in questo, perché non si tratta solo di portare lo scontro dentro i luoghi previsti dalle istituzioni borghesi, ma si tratta di superare queste istituzioni per costruire un altro assetto sociale, economico, politico, che non è compito solo di una sinistra, la quale giustamente svolge un ruolo diverso, ma che è compito specifico dei comunisti. Arriviamo alla Grecia. Passaggio complicatissimo. Stiamo qui tutti quanti, io personalmente vivo con profonda ansietà questi. Sono uscito da casa solo perché c'era questa iniziativa, altrimenti stavo a casa a aspettare le notizie. Esatto, parliamo della Grecia. Diciamo che, sempre in polemica bonevola, fino all'altro ieri, intendo 2-3 anni fa, 4 anni, non lo so, dire che il debito pubblico non andava pagato era un'eresia pure per i comunisti. Personalmente non lo consideravo tale neanche tanto tempo fa, ma è un fatto personale. Esatto, però diciamo che c'era sta cosa. C'era. Oggi il tema con cui ci misuriamo e che i compagni greci ci stanno proponendo è questo: qual è l'ambito di iniziativa politica reale all'interno di questo contesto europeo? I compagni greci sono stati bravissimi, hanno fatto un lavoro di costruzione di rapporti di forza immenso, costruendo una forza politica, vincendo le elezioni, eccetera. Una capacità di negoziazione impressionante. Hanno addirittura portato al popolo, con un referendum che hanno vinto in condizioni difficilissime, in pochissimo tempo e quando nessuno di noi pensava a un risultato di quella natura. Adesso dobbiamo vedere cosa loro riusciranno ad ottenere dentro questa dinamica, perché penso che più di quello che i greci possono ottenere con questi rapporti, io penso che sarà difficile che altri potranno ottenere. Dovremo tutti noi, secondo me, ridefinire il nostro modo di porci rispetto a questo contesto europeo, ma questo, lo dico, è un punto di vista personale in un momento in cui tutti noi stiamo cercando di capire cosa accade. Questa frase che hai detto, che nessuno da noi si aspettava l'esito elettorale di quel referendum, così 60%. Non ma non dipende da un nostro modo italiano di vedere il conflitto, senza tener conto di quello che ha passato la Grecia, anzi che si diceva che siccome ha passato quello che è passato, si pensava, i media, a parte i media che ci hanno bombardato, che saranno ricattabili, saranno, che poi non mi sembra che il ricatto sia terminato, cioè no. La Merkel continua il ricatto. Anzi, comunque l'obiettivo è distruggere Siriza. L'obiettivo è distruggere Siriza. Però voglio dire, una risposta politica, lo schiaffo l'hanno preso. Ecco, non è che forse dovremmo pure noi cambiare un attimino il nostro modo di vedere. Io quello che posso dirti è questo, questo è vero, noi siamo da troppi anni abituati alla sconfitta e questo ci ha prodotto un atteggiamento obiettivamente
poco ottimista, obiettivamente. Però, avendo avuto occasione di parlare anche con compagni che conoscevano la realtà greca, le preoccupazioni erano anche tra i compagni greci. La sicurezza, la certezza del risultato non c'era e ancor meno c'era la sicurezza di un risultato così importante. È stato un risultato in cui, che ci ha insegnato qualcosa a tutti, dobbiamo guardarlo proprio per questo, ci ha insegnato qualcosa a tutti. Ora, il problema è complesso ed è quello di capire come fare in modo che questo risultato, da un lato, riporto le parole del compagno Tsagalotos, mi sembra, un nuovo ministro del bilancio, delle finanze dopo Varoufakis, il quale diceva in un suo intervento che non voleva essere ricordato in una canzone fra 30 anni per il modo eroico in cui erano stati sconfitti combattendo, e quindi bisogna evitare che questo eroismo non si traduca comunque in una sconfitta, e contestualmente bisogna evitare che il tentativo di evitare una sconfitta ne produca una peggiore. È una cosa, situazione molto difficile. Io penso che i compagni in questo momento greci stanno in prima linea e io non darò mai consigli a chi sta in prima linea. Per concludere, arriviamo alla giornata di oggi, sempre entrato un po' polemico tra comunisti e benevoli. Cosa ti sentiresti di dire tu da Rifondazione al compagno Ferrero? Quello che immagino il compagno Ferrero già sa, stiamo cercando di costruire una sinistra ampia dentro la quale i comunisti, con la loro autonomia politica e organizzativa, devono svolgere un ruolo di direzione politica. Penso che questa è la nostra linea e il compagno Ferrero penso che la conosca anche lui.